Grave lutto nel mondo del calcio. È morto infatti proprio oggi, 7 dicembre 2018, Luigi Radice, detto Gigi. Era un famoso allenatore di calcio ed un calciatore italiano. Fu promotore negli anni 70 del pressing a tutto campo. Era nato a Cesano Maderno il 15 gennaio del 35. Vestì le maglie del Milan, della Triestina, del Padova e fu da terzino sinistro nel corso degli anni 50 e 60. Crebbe nelle giovanili rossonere, quindi col Milan, e all'inizio passò nella prima squadra con poca fortuna. Militò negli alabardati, poi nei biancoscudati, con cui si andò a meritare il ritorno a Milano, città capoluogo della Lombardia, diventando uno dei protagonisti dello scudetto 61-62 e della vittoria in Coppa dei Campioni nella stagione successiva. Però poi avrebbe abbandonato la carriera. Come allenatore fu davvero in gamba, nel senso che allenò diverse squadre di calcio, come per esempio il Milan, la Triestina, il Padova, l'Italia come nazionale, il Cesena, la Fiorentina, il Bologna, il Milan, il Bari, l'Inter, il Torino, addirittura la Roma nell'89-90. Il Bologna, ecco, era davvero un uomo che il calcio lo aveva, diciamo così, allevato come un figlio. Detto ciò, vi ringrazio per l'ascolto e per la visione di questo video di oggi. Tutte le informazioni che avete ascoltato sono state prese da Wikipedia, l'Enciclopedia Libera, pertanto prive di copyright, e ho deciso pubblicamente di trasmetterle attraverso l'ausilio della mia viva voce. Detto questo, il video termina qua. Questo video non vuole, ripeto, non vuole ledere la privacy di Gigi Radice né della famiglia Radice, ma solo informare eventuali persone. Luigi Radice, riposi in pace. Amen.